Buonasera, bentrovati, bentrovato Raffaele, bentrovato a tutti gli amici del Circolo dei Lettori. Buona Grazie a voi, buona serata. serata, buona serata. Un piacere, ovviamente a tutti manca stare nel vostro meraviglioso palazzo, ma cercheremo di non sentire quella mancanza, grazie a... Cercheremo di mettere il bello nei contenuti, visto che non ce l'abbiamo attorno. Allora, l'occasione di questo nostro incontro è la presentazione del nuovo libro di Raffaele Morelli. Si chiama Pronto soccorso per le emozioni, le parole da dirsi nei momenti difficili, che è appena uscito. Un libro che in estrema sintesi una summa, volendo, del pensiero di Raffaele Morelli e probabilmente una somma ragionata per la ricaduta pratica terapeutica del suo pensiero. Perché, innanzitutto mi presento, non l'ho fatto, scusate, sono Alberto Gelsomini e lavoro per Mondadori e ho il privilegio, tra gli altri, di seguire da anni i libri di Raffaele Morelli e anche di attingere direttamente alla prima fonte del suo pensiero, delle sue idee, perché secondo me Raffaele Morelli viene giustamente sempre presentato come psichiatra, psicoterapeuta. Io penso che lui sia essenzialmente un intellettuale, un pensatore, uno studioso, che ha la caratteristica peculiare che i suoi pensieri, i suoi studi, le sue idee, le sue scoperte sull'anima hanno una ricaduta pratica e terapeutica importante. Quindi è un pensatore che guarisce le persone, ecco, che guarisce, perché poi la cosa che vediamo con i libri, che vede lui attraverso il suo lavoro a Rizza, è che molte persone, che stavano male poi non stanno più male. Il fatto che questo accada attraverso delle parole. Un po' perché noi tutti siamo amanti delle parole, ma il fatto che la parola abbia questo potere, il pensiero alla parola abbia questo potere di cambiare lo stato delle persone e di migliorarlo, ci rende tutti felici. L'idea per la presentazione di oggi era di approfittare appunto di questo pubblico selezionato. Per al di là dello scendere nello specifico dei contenuti di questo libro, di provare a entrare nel mondo delle idee, del pensiero di Raffaele Morelli. Io vi dicevo, ho il privilegio, mi capita di farlo, e appunto mi piacerebbe provare a introdurre anche voi, pubblico, insomma, questo suo flusso di pensieri, tenendo conto che il libro è, nel libro poi troverete la ricaduta appunto pratica e terapeutica di queste idee. E prenderei spunto magari da anche alcuni sentimenti che più in questo momento ci sentiamo emergenti, certe parole, visto che qua di parole si parla, più emergenti. La prima parola, pensavo ieri sera, è una parola che sta prendendo corpo in questo momento, è la parola futuro. Da un po' si era come smaterializzata, questa era la sensazione. Adesso la sensazione è che la parola futuro si sia reincarnata, non so, abbia ripreso corpo, sia diventato più visibile, più tangibile. Che cos'è per te il futuro? Cosa ci dobbiamo aspettare? Come dobbiamo trattarlo? Che parte della nostra anima tocca? Vedi Alberto, noi dobbiamo partire da un ragionamento. O in noi c'è qualcosa che provvede a noi, che costruisce la nostra esistenza, e quindi la indirizza ognuno nella sua specificità, oppure non abbiamo chance. Vuol dire che ci aspettiamo alle idee del mondo e aspettiamo che qualcuno ci conduca verso chissà quale meta, verso chissà quale lido. Purtroppo il mondo ci ha insegnato storicamente che il futuro è sempre stato in qualche modo in mano dittatori, leader, eccetera, che hanno condotto le masse spesso verso l'autodistruzione, non sempre per fortuna. Allora, cos'è il futuro? Questa è una bella domanda.
Secondo i sondaggi, noi in questo momento abbiamo due tipi di paure. Al primo posto la paura del virus e al secondo posto la paura del futuro. Del futuro intendo come povertà, come caduta dell'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cos'è il futuro per l'anima? Che cos'è il futuro per l'anima? Il futuro è domani? Non fate questo errore, sarebbe un errore gravissimo. Il futuro non è tu cosa farai domani. Il futuro non è che vita hai in mente tu per domani. Il futuro non è vederti in una mansione che ti aspetti da tempo per domani. Quello è il futuro del vecchio che c'è in te. Del vecchio che c'è in te. Il futuro in realtà è la scoperta di qualcosa che c'è dentro di te e che non hai ancora visto. Allora incomincia il futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che il seme, senza una visione della natura ogni civiltà è perduta, punto. Vuol dire che il seme ha dentro di sé il fiore che farà. Il seme ha dentro di sé il fiore che farà, ce l'ha e deve semplicemente attualizzare ciò che ha già dentro di sé. Se un seme non fa il fiore, è un seme che ha perduto la sua qualità operativa. Perché noi ragioniamo nel tempo. Qui c'è il seme, là c'è il fiore. No, nel seme c'è il fiore, c'è il frutto, ci sono i rami, ci sono le foglie, c'è tutto. Ma si devono attualizzare. Quindi il futuro è estrarre l'antico che c'è in te. La partita cambia radicalmente. Io devo giorno dopo giorno incontrare l'antico che c'è in me, come nei sogni. Nei sogni avviene qualcosa che è fuori dal tempo, che non è nel tempo reale e che pure produce profondi atti terapeutici. Allora, la nostra vita si conduce tra il reale e qualcosa che la sta destinando verso la sua meta. Il futuro è la destinazione verso la tua meta che tu, bada bene Alberto, non devi sapere qual è. Perché il rizoma, la radice, sta nascosta, vuole stare nascosta e vuol fare il suo lavoro senza di te, perché tu cosa le forniresti? Solo opinioni. Vedi qui, ma vedo tra le mail che arrivano, no? Come poter uscire dalla sindrome della capanna? Ma perché la chiami sindrome della capanna? Perché la chiami sindrome della capanna? Perché? Il più grande rito che ha l'ebraismo, il più grande di tutti i riti, si chiama il rito delle capanne o dei tabernacoli. Nasconditi. Tu vuoi star bene, nasconditi. Vedi, bisogna capire una cosa molto chiara, che la scienza, che ha tante qualità, ma ha qualità del pensiero razionale. La scienza non è fatta per conoscere le leggi dell'anima, è fatta per conoscere le leggi esteriori. Ma le leggi dell'anima appartengono a un altro regno, che implica un'altra indagine, un altro modo di stare con se stessi. Se io penso che il futuro è domani, questo è il pensiero della scienza. Se io penso che il futuro è estrarre l'antico, la partita cambia radicalmente. Che cosa spontaneamente è emerso in me oggi? No? Quali tendenze si formeranno? C'è un lato sconosciuto che sta partorendo i fiori che farò? Sì, è così. Allora la guarigione viene dal rivolgersi sempre di più al tuo lato nascosto, che è l'antico che c'è in te. Questo è il bel programma. Un bel programma è diventare sconosciuto a te stesso, di smetterla di dirti che cos'hai, di smetterla di dirti dove vai e aspettare qualcosa che non sai cos'è. Buono. Cioè, mi veniva in mente che una metà tu dicevi andare incontro appunto il futuro senza sapere che cos'è, è quello che fa l'evoluzione naturale della specie alla fine, nel senso che noi forse rischiamo a volte di pensare in termini di disegno intelligente o creazionismo, cioè io voglio diventare quella cosa lì, mentre la rosa nella sua evoluzione non ha mai pensato di diventare la rosa. Nel senso che l'evoluzione della specie non ha un obiettivo, almeno se è vero quello che Darwin ci racconta. Ecco, per esempio Gianni mi scrive, no? Dottor Morelli, cosa direbbe, sto leggendo, a chi dice di aver paura del futuro? Non è vero che hai paura del futuro, hai paura. Bisogna smetterla, in questo libro io ne parlo spesso, perché questo libro viene dai gruppi del giovedì e sono tutte le parole che io dico in psicoterapia, no? Di gruppo, individuale è lo stesso. Quando tu dici ho paura di uscire, ho paura del virus, non è vero. Perché la paura del virus si risolve in 3 minuti. Metto la mascherina, tengo la distanza,
sto attento, finito. Le paure appartengono al regno delle emozioni, che sono come onde del mare. La paura arriva, vuole essere vista, non vuole il tuo commento, paura del futuro, paura, ho paura. Allora la paura diventa pura. La paura viene perché tu, Alberto, Raffaele, Giovanni, Michele, prenda contatto con un'energia primordiale. Di cosa dovremmo aver paura? Di tutto. Siamo al mondo, non sappiamo quanto vivremo. Il Signore del mondo vuole essere sconosciuto in tutte le tradizioni al mondo che crea. Non nominare il mio nome, non rappresentarmi per immagini, per prendere la Torah. Da un momento all'altro potrebbe accadere qualsiasi cosa, perché non dovrei aver paura? La paura più antica, io non penso si possa fare il mio lavoro se non si conoscono le tradizioni, le religioni, per quanto le si possa conoscere, l'alchimia, non, il taoismo, non è possibile. La paura più antica è la paura del divino. Caino e Abele, Caino soprattutto, scopre l'occhio che lo vede anche quando lui pensa di non essere visto. Allora la tua paura non è la paura del futuro, o la paura del passato, o la paura delle cose che hai fatto. La tua paura è la paura di un occhio che ti sta guardando e che sta dicendo a Raffaele, guarda che tu non stai andando dove devi andare. Allora cosa puoi fare? Dici, ok, paura, vieni qui. Perché qualcosa dal profondo, quella risorsa che dicevamo all'inizio, mi sta mandando la paura perché io prendendone contatto e accogliendola, sto accogliendo l'inconscio. La paura non l'hai fatta tu, viene dal profondo. Non puoi mettergli vicino un aggettivo. La devi percepire come un processo infinito, energetico. Mamma che paura, mamma che paura. Paura del buio, perché il buio non lo vedo. Paura della notte, paura dell'abbandono. Togli paura. Questa paura è venuta da me. La paura è sempre la ricerca del mistero. C'è un mistero che mi sta chiamando. Allora la paura viene per disintegrare e disidentificare l'uomo che ti sei messo in mente di essere. Io sento, no, delle infinite mail che mi arrivano, sempre definizioni di se stessi. Io, dottore, sono una persona molto insicura. Non è vero. Sono insicura adesso. Perché l'anima funziona come il mare, con onde. So che c'è una cosa che sto imparando, è l'accoglienza. Accogliere la paura come qualsiasi altra emozione che scuote è liberatorio. Sì, purché questo non diventi... Io parlavo ieri con una giornalista, Franca Rotto, bisogna stare attenti a non trasformare. Per esempio, nelle cose che dico, qualcuno dice assomigliano a questo, assomigliano a quello, non assomigliano a niente. Quello che dicendo adesso, non li hai mai sentite? Se cerchi la somiglianza non sei qui. Allora bisogna stare attenti a non trasformare l'idea dell'accoglienza come un mantra. Adesso mi viene la paura e io l'accolgo, è giusto. L'accolgo perché lei si infili dentro di me e occupi tutto il mio spazio psichico. Allora io ho fatto un buon lavoro con la paura, perché la paura mi ha insegnato a smettere di dirmi che io sono Raffaele, che c'è un mistero seduto dentro di me. Quando un uomo è grande, quando è misterioso, quando sa che il mistero è più grande di lui. Qui, come utilizzare operativamente, mi dice Ilaria, le proprie paure una volta accettate. Cancella questa paura una volta accettate. Di volta in volta. La paura delle 5 è venuta a trovarmi alle 5. Si è seduta dentro di me e io l'ho accolta. Punto. Non è, bisogna togliere la parola per sempre dalla vita e dall'anima. Un'accettazione incondizionata per sempre è inutile, se non dannosa. Accetto la paura delle 5 in quanto qualcosa dentro di me mi vuole impaurito alle 5. Io l'accolgo e aspetto qualcosa che non so cos'è. Questo è un buon modo di procedere. La prossima volta, quando arriverà la paura, sarò pronto ad accoglierla. Ma bisogna stare attenti a non creare uno stato interiore in cui noi stiamo trasformando in dottrina, no? Qualche cosa che dottrina non deve essere. La paura è un nostro stato di disagio. No, la paura è la paura. Viene a trovarti in quanto è un'energia che vuole scendere in campo. Paura delle radici, sì. Paura di crollare, sì. Paura dell'infinito, sì. Paura di essere abbandonata, sì. Quante paure abbiamo? Bene, togli il D. Senti la paura e fai che la paura diventi infinita dentro di te. Che lei si diffonda e porti il Raffaele, il Giovanni, la Marta che conosci, no? Là, in un regno dove tu non esisti. Perché la più grande paura, la paura di tutte le paure, è la paura di non esistere.
noi che siamo una cultura imbottita di psicofarmaci, che vogliamo controllare tutto e tutti, che vogliamo controllare ogni emozione, e non tolleriamo che la paura si insinui. E così, più la paura ci sfugge, più la controlliamo con gli psicofarmaci. Poi viene la paura della notte, e anche l'insonnia, altra paura degli psicofarmaci, e così via, e così via, e così via. Mi devo sedere su qualcosa che non so cos'è. Io tutte le mattine mi sveglio e mi dico, chissà cosa vuole il mio sconosciuto da me. Chissà dove vuole portarmi oggi. Allora io non sono più il gestore della mia vita, ma sono colui che attraverso l'ansia che arriva aspetta il futuro che verrà, che francamente non so qual è. Cioè, una delle persone che ci ascoltano ci ha fatto una domanda, dice sono in un momento in cui non so bene che cosa voglio. Una sensazione, uno stato d'animo che ho sentito diffuso in questo momento è il momento di ripartenza, di apertura, è adesso non so che cosa voglio, non so cosa desiderare. Se mi dicessero tu adesso puoi fare, non so cosa desiderare. Ecco, bisogna sapere cosa desiderare, che cos'è il desiderio, come parla l'anima col desiderio. Allora, bisogna farsi una bella domanda, forse è tutta la domanda. Quando io dico io non so cosa voglio, non so cosa desidero, l'hanno già detto altri? Punto interrogativo? Sì, l'hanno già detto altri. Sai quanta gente mi scrive non so cosa voglio? Quindi è un pensiero omologato, non ti appartiene. Il tuo cuore deve sapere se deve battere o no, deve chiederti un permesso? No. Il desiderio erotico deve chiederti il permesso? No. Quindi, nel non sapere cosa vuoi, sei sulla strada giusta, solo che nessuno accoglie il fatto che non sa dove andare. Se tu cominci a stare con te senza ordinanze, anche qui dice, io non ho paura, nei momenti più impensati mi sopraffà un senso di angoscia ingiustificata. Guarda, adesso ti racconto una storia. Io avevo in cura anni fa, lo sto riprendendo anche per il prossimo libro, una signora che soffriva di anoressia, la quale fece di tutto per venire da me, di tutto. E un giorno che stavo andando a giocare a calcio, un mio amico fa, senti, c'è una persona che è la figlia di una mia amica, potresti per cortesia parlare una volta al telefono? E io do molta importanza alle sorprese. Campo di calcio, una che chiama, ecco, mi dica, chiamiamola Giulia. Ma mi dice, guardi dottore, io soffro di anoressia, arrivo a 34 kg, mi ricoverano. Ma io non voglio ingrassare. Però lei mi piace come dice le cose che dice in televisione e mi piacerebbe venire da lei almeno una volta. Se è capitato così dovrà venire da me. Io credo sempre che un paziente sia lì anche per rimettere in gioco il mio destino. E io ho detto venga. Infatti però vede, io ho un problema che c'ho un po' di gatti in casa. Ah, e c'ho un cane che ho preso dal canile, chiamiamola Asia il cane, e quindi vuoi venire per forza col cane, ma venga col cane. E viene con questo cane. Quel giorno io ho imparato che quando lei stava bene, il cane veniva e mi leccava. Quando lei stava male, il cane se ne stava sulle sue. Se noi conoscessimo il sapere degli animali, non di quei peluche in casa che danno la zampa. L'altro giorno passava una signora bellissima con un cane, un setter bellissimo, e diceva, amore, amore, devi venire più in fretta, amore, amore, amore. Mi si può chiamare il cane amore? Vabbè, non voglio fare commenti. Lo so che molti di voi lo fanno, ci sta. Vabbè, morale, questa signora viene e mi dice, dottore, io però non voglio perdere il mio corpo magro. E io ho detto queste parole, scusi, ma se dentro di lei si forma l'anoressia, perché dovremmo mandarla via? Saremmo dei pazzi. E lei fa, ma lei che tattica sta studiando? Non sto dicendo nessuna tattica, sto dicendo che l'anoressia è venuta a trovarla. Quindi, tra l'altro, l'anoressia non è il mio campo. Non è previsto un campo, no? Ma guarda, facciamo una cosa. Vediamo un po' io lei. 36 kg va bene? Perché sotto i 36 la ricoverano, la riempiono di flebo, di psicofarmaci e si può morire. Siccome lei continua a passare da un ricovero all'altro, stabiliamo che fino a 35 e mezzo, 35, 8, 36, noi siamo insieme. Sopra dobbiamo fermarci. E così è stato. Naturalmente, mica. Poi, siccome non potevo seguirla, ho detto venga ai gruppi, e veniva ai gruppi sempre col cane.
Un giorno lei aveva avuto varie storie d'amore, perché sono una categoria di uomini a cui piacciono le donne molto molto magre, e lei era una donna a cui la sessualità piaceva molto, non c'era nessun problema di quel tipo. Un giorno mi dice: sai, mi sono innamorato di una persona a cui piaccio da impazzire. E io, e mi dico, io faccio testuale il peso, il peso, dottore, sto arrivando sui 37. Dico, però il nostro patto è che non superavamo i 37. Sì, ma ho 37 e mezzo. Morale, 37 e mezzo, torno alle mestruazioni. E io le ho detto, vede, dobbiamo porre una certa attenzione, perché adesso lei dice, no, ma io sono sicuro che non rimango incinta. Come non detto, rimane incinta. Io le avevo anche detto, vede, l'anoressia, che cosa ci vuole insegnare? Perché le sante erano tutte anoressiche, molte sante. Addirittura, quando una donna non mangia, si blocca la mestruazione. Guarda che è molto interessante. Noi non guardiamo le cose. Perché c'è un rapporto tra il cibo e mestruazione? È un mistero antichissimo. E allora lei cosa ha fatto? Una donna molto intelligente, ha cominciato ad andare a cercare le sante anoressiche della storia. Leggeva libri su questo. Era molto presa. La sua vita era lei, i suoi animali, questo amore e altre cose non posso dirvi se non si riconoscerà. Lo dico perché mi ha telefonato qualche giorno fa. E rimane incinta. E io dentro di me penso, caspita, questa è la figlia dell'anoressia. Nel mondo dell'anoressia questa donna è rimasta gravida. E ho pensato fra me e me, io non interferisco mai, e fra me e me ho pensato, se abortisce per lei sarà un danno incalcolabile. Ma non gliel'ho detto naturalmente. E lei viene a trovarmi, non stava a Milano, stava abbastanza lontano, e mi dice, sai, mia mamma mi ha detto, tu non sei badare a te stessa, vuoi tenere un bambino? Anzi, lei diceva, la bambina, vuoi tenere una bambina? Io osservavo che diceva bambina, non bambina. No? E le mie sorelle, amiche, dicevano, ma sei matta a tenere la bambina? Continua a dire la bambina. Sei matta? No? Giulia, ma cosa stai dicendo? E io, dottore, l'idea di ingrassare, di avere la pancia, io impazzisco. E io fra me pensavo, vabbè. Il suo uomo, quello che la faceva impazzire a letto, le dice, guarda, a me mi piacciono le donne magre, per cui se tu ingrassi, per me è una disperazione. Non ti voglio più. Quindi lei viene da me e mi dice, lei mi dà la sua parola che se abortisco lei c'è? Dico, certo che ci sono. Ma lei c'è anche se io tengo la bambina? Dico, certo che c'è. Che lei abortisco no, è un suo problema. Ma lei cosa consiglierebbe? Non glielo posso dire. È un suo problema personale, non dipende da nessun altro che da lei. E dentro di me avevo la paura che abortisse, ma non gliel'ho mai detto. Morale, lei fissa l'appuntamento col medico per abortire il lunedì mattina alle 9. Io quei giorni ho tenuto aperto il telefono anche il sabato e la domenica. E dicevo, caspita, ma è possibile che l'inconscio non intervenga? Possibile che il sé, il nucleo, la sapienza che c'è dentro di lei non intervenga? E non interveniva. Il lunedì mattina alle 8 mi arriva una telefonata piangente e disperata. Dottore, sa cosa ho sognato stanotte? Cosa ha sognato? Ho sognato che partoriva una bambina, tutta sporca, col cordone ombelicale, e mi faceva schifo, però mi è salita sul seno, ha incominciato a succhiarlo e poi si è staccata e mi ha detto, tu hai bisogno di me, chiaro? Senza me tu non puoi vivere, chiaro? Dottore, come faccio a abortire? Come faccio a abortire? Mi dia la sua parola che trovo un sistema per farmi seguire in dieta in gravidanza. L'ho mandata da un collega che faceva la dieta, al quale ho detto, guarda che non devi ingrassare, fai una parola in gravidanza. Allora ne parlavo con il mio braccio destro, che è il dottor Vittorio Caprioglio, con il quale abbiamo uno studio a fianco, tu lo conosci, a Rizzo, e ci siamo detti, ma perché l'inconscio non è intervenuto prima? Perché all'ultimo momento? Guarda, questa è una domanda non da poco. Perché proprio all'ultimo momento? Io sapevo, come lei sapeva nel profondo, che non doveva abortire. Che bisogno c'era di arrivare all'ultimo secondo? Alle 8 del mattino si è svegliata, 8 e mezza mi ha chiamato, alle 9 e mezza andava ad abortire. Come mai? Aveva già fatto tutti gli esami del sangue, tutto. Perché decide all'ultimo momento? È pazzesco se ci pensi, perché l'anima non ragiona del tempo, non ragiona col tuo tempo. Morale, oggi questa bambina ha 10 anni. E te lo racconto perché un mese fa mi ha dato la foto di lei con la bambina e mi ha fatto vedere i libri che aveva letto, insomma,
No? Ed è venuto a trovarmi qualche anno fa, quando la bambina aveva 3 anni, ma poi non l'avevo più sentita, no? E mi ha detto: il cane è morto perché era vecchio. Mi ha raccontato un po' di cose che non sto a dire, ma io ne parlavo l'altro ieri con il dottor Caprioli, dice, ma settimana fa, ma perché? Perché? Com'è possibile? Però io ho imparato, per la verità ho imparato dai miei maestri, ma ho imparato anche rileggendo Jung, la parola no interfering, che ciascuno deve imparare. Vivere, dormire, giocare con il cane è un privilegio, per questo lo si ama e lo si chiama amore. Non sono d'accordo, perché una cosa che cito spesso, quando il mio amico Costanzo, quando andò a trovare Lorenz è stato forse il più grande studioso che sia mai esistito del mondo animale e della psiche animale, che di psiche si tratta. Quando i cani lupo che lui aveva stanno per entrare in casa, lui entra in casa con Costanzo, si siedono e aspettano fuori. E Costanzo, che il cane invece li tiene che girano per tutta la casa facendo un gran casino, adesso adoro il gatto Costanzo, gli ha detto: scusi, ma non li fa entrare? Ha detto: no, si ricordi, perché il cane deve fare il cane, sennò diventa nevrotico. E quindi quello che noi spesso chiamiamo amore per il cane è la nostra nevrosi dell'amare qualcuno che possiamo controllare, dominare, trattare come un bambino. Allora, se il cane fa la sua parte, diventa un animale magico, perché gli animali sono magici. Non c'è tradizione della terra che non abbia sacralizzato il gatto. Non c'è. Io dove vado a giocare a tennis, adesso vi racconto questa, dove vado a giocare a tennis, mio figlio impazzito, ha scritto un articolo sui gatti, il Thomas, no? Che ha una gatta che è bellissima, tigrata, bellissima, che ha fatto 3 gattini appena nati. Come questi due del tennis sono pieni di gatti, hanno chiesto a qualcuno se li prendeva. Una veterinaria ha detto: ma li prendo io che li regalo a dei miei clienti. Sì, erano bellissimi. Ora cosa hanno fatto? Gli hanno messo i gattini dentro una gabbietta in modo che lei andasse a lattarli dentro. Lei così fa: li prende per uno per il collo, se li porta in una cesta e li allatta lì. E fino a qui è normale. Ora gli ha rimesso i gattini nella gabbia. Lei non soltanto non è entrata, se l'è ripresa e l'ha portata nella cesta. Poi ha aspettato le 20 circa, quando il tennis chiudeva 21, c'era lì l'usciere, quello delle pulizie, che la guardava, si è presi i gattini uno a uno e li ha portati in un posto nascosto dove nessuno più li vedeva. Allora la veterinaria ha detto: caspita, ma facendo così salteranno fuori tra qualche giorno selvatici e non potremo più darli a nessuno, perché un gatto che nasce selvatico difficilmente si è dato a casa. Ecco, lei ha fatto un capolavoro dell'intelligenza della natura. Ecco perché non si deve dormire coi cani e coi gatti, ecco perché si deve avere una certa distanza, per renderli capaci, come sono gli uccelli migratori, come sono i colombi, eccetera, di liberare la loro capacità totemica. Gli animali sono totem. E dentro di noi, nel cervello, nel profondo, ci sono animali antichi. C'è l'aquila, c'è il leone, c'è il gatto. Ma se noi li trattiamo come peluche, rischiamo di trattare noi stessi come peluche. E quindi diventano caricature, noi caricature con loro. Insomma, per dirtelo in breve, i sogni a volte diventano la guida del nostro inconscio. Ed io lo so per esperienza, veramente da brivido. È così, Tommasina, è così. Quando io di un paziente non so niente, non capisco niente, io aspetto un sogno. E arriva sempre al suo momento, non al mio. Perché io ragiono nel tempo, come tutti noi ragioniamo nel tempo. Ma le emozioni vivono fuori dal tempo. Ogni emozione che arriva è una benedizione. La paura, la tristezza, l'angoscia, la rabbia, sono l'invidia, la gelosia, sono benedizioni che vengono a trovare te perché tu, percependone la presenza, le possa energeticamente riconoscere. Dottore, sono 30 anni, come faccio a dire a mio marito che dopo 30 anni non lo amo più? E perché dovresti dirlo? Perché dovresti dirlo? Perché devi fare sto inferno? È venuto da te quel pensiero. È venuto da te. Quel pensiero ti ha detto: guarda che adesso non lo ami più, punto. Prendimi un atto. Non ti ha detto che devi dirlo. Gli ha detto che devi farti carico di un pensiero che non ti piace. Perché solo se ti fai carico di un pensiero che non ti piace diventi un uomo o una donna.
Scusa Raffaele, vedo Marco Di Dunno, una delle persone che ci seguono, usa due parole che anche questo vorrei sottoporti. Dice: quindi lei sostiene che l'anima sa già cosa vuole, che diventeremo indipendentemente dalla fortuna e dai nostri sforzi. Parola fortuna e la parola sforzi. La fortuna è una idea vendata, il che vuol dire che vede dal di dentro, è semplice. Lo sforzo è il nemico, è il più grande nemico dell'anima. Quando qualcosa, per esempio, ti blocca, io penso che ti sta dicendo: non farmi fare una cosa che non mi va di fare. Non farmi fare una cosa che non mi va di fare. Noi, il 99% delle cose che facciamo sono figlie dell'identità collocata all'esterno. Sono figli di un'omologazione. Non conosciamo la parola essere, conosciamo la parola somigliare. Allora è molto importante chiudere gli occhi, cercare il vuoto, il nulla, e chiedere un'immagine. Bisogna sapere che tra il tempo della richiesta e il tempo dell'azione, del raccolto, c'è del tempo in mezzo. Signora, la guardi la tristezza? Non succede niente, non deve succedere niente. La tristezza arriva e io la guardo, ma senza la causa, la guardo, la percepisco, mi lascio invadere e aspetto. Non è successo niente, io lo rifaccio. Punto. Senza sforzo. Se io chiedo a tutti, chiudete gli occhi e provate a immaginare cosa sapete fare senza sforzo, difficilmente ci riuscite. Se riprovate, diventa più facile. Se ci provate ancora, diventa ancora più facile. Ciò che nella vita non ti è riuscito è il futuro che non hai guardato come antico dentro di te. Perché, ci piaccia o no, una rosa, il seme della rosa, fa la rosa. Ma la fa producendo ciò che già c'è. Quindi, quando dici voglio diventare quello o quell'altro, tu stai disturbando un processo che si sta svolgendo. Vuol dire che tu, mi piace, la mia gatta si chiama Psyche. Ecco, dai gatti bisogna imparare assolutamente. Lo dice: dottori, io sono sensibile. Gelida no? Perché gelida no? Perché è sempre sensibile. Le emozioni sono impermanenti, i gatti sono l'insegnamento. Affettuosi e indipendenti. Gli stai troppo addosso, ti graffiano. Le cose si allontanano. Ho capito che la gatta si stava svezzando i piccolini perché si è avvicinata a un gatto, gli si è frusciata, come dire, guarda che adesso la sessualità sta tornando, ti aspetto. Dopo un po' i piccolini saltellavano. Quando hanno saltellato, li ha salutati, perché i gatti ormai erano diventati gatti non più da svezzare. Mentre noi teniamo in vita rapporti familiari, infantili, anche a 70 anni. Io sento giornaliste che chiamano i figli amore quando hanno ancora 35 anni. Quindi li stanno trattando come cagnolini al guinzaglio. Ma mio figlio fa piacere, no, tuo figlio non gli fa piacere. Gli fa piacere in quanto a te fa piacere. E in quanto tu sei perennemente mamma e lui è perennemente figlio. Ma se tu sei perennemente mamma e lui è perennemente figlio, siete due aborti della vita. Punto. Bestiale, eh? Bisogna saperlo che le leggi dell'anima sono fatte così. O le segui o abortisci. Nessuno scienziato può aiutarti, perché l'anima è al di fuori del pensiero scientifico. Ti può riempire di psicofarmaci, per domani. Ma l'anima, quando è in tumulto, ecco le emozioni, quando è in tumulto ha bisogno di te. L'anima, quando stai male, ha bisogno di te, non di qualcun altro, di te. Niente consigli, non chiedere niente a nessuno. Accoglila e aspetta. E vedrai che se accogli l'ansia, accogli il disagio, accogli la tristezza, vedrai che dopo un po' si formano dentro di te idee inaspettate. Non è vero che c'è la paura del virus, perché vedi, le radici, noi siamo seduti su radici antichissime. Io avevo un pappagallo stupendo, 8 mesi fa è morto ed io piango ancora. Lei non piange il pappagallo, cara Donatella, no, come si chiama? Vabbè, no? Lei piange
quel tipo di amore che dava al pappagallo che pensa di aver perduto, ma lo può utilizzare con chi vuole, chiunque, in qualsiasi momento. Perché spesso noi portiamo l'amore, l'affetto, no? Eccoci, il mio gatto, mio marito e mio figlio hanno la stessa indole indipendente. Nessuno assomiglia a nessuno, Rosanna. Il tuo gatto è il tuo gatto, tuo marito, tuo figlio è tuo figlio. Il peggiore insulto che puoi fare a tuo figlio è che assomiglia a tuo padre. Quando dici di un figlio tutto suo padre, per forza l'ha preso da lei, è un insulto gravissimo. L'ha preso da sé. Tu sei stato un utero che gli ha fornito un utero per 9 mesi. Quindi adesso ricordati che lui è lui. Se assomiglia al papà e se è tutto suo padre, è un vero inferno. Perché nessuno è tutto suo padre. Se è tutto suo padre vuol dire che lui non è. Capisci? Io sogno spesso tradimenti. Il mio uomo con mia sorella. Cosa significa? E qui entriamo in un regno... La parola tradire deriva da tradere, che vuol dire consegnare, portare, no? Allora c'è una sorella dentro di te, la tua sorella. Cos'è la sorella? L'anima. Una parte nascosta di me che non vedo. È lei che vuol scendere in campo e prendere il tuo sposo. È stufa del tuo modo di pensare, di fare l'amore, di ragionare nel tuo solito stile. E allora dice, c'è qualcosa che non stai facendo fare l'amore a me con mia sorella. È con tua sorella che il tuo uomo vuol fare l'amore, il tuo animus. Perché con tua sorella? Perché con te fa l'amore in modo omologato, la stessa donna. Con tua sorella sta esplorando territori che tu non esplori. Ecco i disturbi. I disturbi sono territori che si aprono e vengono in luce per portarti attraverso l'ansia quella donna nascosta che non vedi. Qual è la differenza tra anima e spirito? Questa è una bella domanda, Rosangela. E Kaiserlin, Raffaele. Allora, l'anima ha un valore di mutamento, di movimento. Le emozioni sono dell'anima. Anche qui, questa enfasi sulle emozioni è un'altra scemenza dei nostri tempi, no? Dottore, che bello le emozioni. Le emozioni sono 20 onde che arrivano, né più né meno. Lo spirito invece ha un senso di permanenza. C'è una permanenza nel movimento. Noi siamo fatti così. Siamo processi corporei, perfetti e perfettibili. Cosa c'è di più perfetto di un occhio, di un naso, di una bocca, degli organi genitali, delle orecchie? E stanno tutte insieme contemporaneamente, è un vero mistero. Quindi il corpo è il primo primus deus, no? Nel corpo c'è qualcosa in un movimento perenne, continuo. E la chiamiamo psiche perché appartiene al soffio. È materia, ma è sottile, tutto è materia. Poi c'è qualcosa di una materia inavvicinabile. La parola spirito deriva da pir, che vuol dire fuoco. Forse siamo vicini allo spirito come non mai quando facciamo l'amore, perché lì, nel fuoco dell'eros, noi percepiamo che c'è qualche cosa che assomiglia all'eterno come l'orgasmo, qualche cosa che non è fatto per fare i bambini, è fatto anche per fare i bambini. Ma dove è esistita una spiritualità profonda, l'eros era il signore di quella spiritualità. Il taoismo ne parla a più riprese, i greci non parliamone, però ha un patto che il signore del mondo non venga visto in volto. Quindi affidati allo sconosciuto e allora puoi conoscere lo spirito. Lo spirito è qualcosa che non compare, ma attraverso l'anima ti porta a fare cose inaspettate. Vuoi sapere se la tua è una buona vita? Bene. Ogni giorno ti arriva una sorpresa, se non arriva una pessima vita. Ogni giorno incontri un imprevisto, se non arriva una pessima vita. Ogni giorno c'è qualcuno che ti guarda con desiderio a 20, a 50, a 70 anni? Se non c'è, la tua è una pessima vita. Se smetti di desiderare, non desiderare qualcosa, desiderare, come il seme desidera il fiore che farà, e per questo lo fa. Allora, dobbiamo immaginare che certe emozioni, certi desideri, certi sentimenti vengono per essere visti dall'occhio, sull'occhio ci potremmo scrivere per qualche mese, e da lì essere portati in una dimensione dove le cose avvengono nel profondo. Guarda, nella vita le cose che hanno funzionato, sai come sono avvenute? Quando non le cercavi più e senza sforzo e senza aspettartele. Ecco, questa è una buona cosa. Non mi aspetto niente. Arriva quello che deve arrivare. Non puoi imparare a vivere. Puoi imparare a far sì che la vita attraverso di te viva la vita che ti spetta, sorprendendoti di volta in volta. Dottore, per 30 anni sono stata col mio uomo, non lo amavo, non mi piaceva.
a 65 anni un signore mi ha guardato, ho provato un brivido. Io nella mia vita non ho mai raggiunto l'orgasmo. Come lo vedo mi eccito. E mi ha detto, ma dottore, c'era bisogno di aspettare 65 anni per arrivare a questo? C'era bisogno di aspettare che l'Eros arrivasse quando lei era pronta a non spazzarlo via, con i suoi moralismi, con le sue etichette e così via. Sono Raffaele, un po' di domande che riguardano l'ansia. Sì. Perché soffriamo di ansia, perché l'ansia ci prende quando siamo sulla soglia di un traguardo. Cos'è l'ansia? L'ansia è... Cosa ci dice? L'ansia è l'energia sconosciuta. Plotino diceva che è il liquido amniotico che sta insegnandoti che le acque si stanno rompendo. L'ansia è la porta che si apre verso lo sconosciuto che c'è in te e che tu resisti. Vedi, tutte le persone che vengono in psicoterapia, tutte quelle che soffrono di ansia soprattutto, ancora di più, hanno una certezza, rivogliono la vita di prima. Non soltanto, ma si sentono speciali. Dottore, mio marito mi ha lasciato. Oppure, dottore, io quando sono vicino a mia mamma sento il gelo che mi ha trasferito per anni. Come può non venirmi l'ansia? Tutte sono circoscritte dentro una serie di episodi e sono sempre quelli. Jung diceva, la gente si sente speciale nelle cose che capitano a tutti, che non ti rendono affatto speciale. L'ansia viene perché c'è una donna nascosta, una dea, un'energia antica, primordiale, panico deriva da Pan, il dio della natura, che viene e dice, Raffaele, basta chiudermi la porta. Non voglio più il Raffaele che conosco. Sono stufo delle sue certezze. Non lo voglio più vedere. Ma tu cosa fai? Sbarri la porta. La porta verso l'anima, verso l'inconscio, è molto, molto larga, ma viene ristretta dalle opinioni, viene ristretta dai pregiudizi, viene ristretta dall'idea che tu ti sei fatto di te, del mondo, delle cose. È energia pura, che tu respingi, che tu respingi. Se tu dici a una donna, chiuda gli occhi, il 90% delle donne immagina di ballare, di danzare. Ecco, l'ansia è la tua danzatrice che non fai più danzare. Questo vale per gli uomini e per le donne. L'ansia è il caos, c'è troppo ordine nella tua vita, troppo ordine mentale. E tu, se vai da qualcuno che ti riempie di psicofarmaci, rimedi una quantità di ordine maggiore. Hai perso la follia. Ma se ci fosse un Dio che si chiama Dioniso, se ci fosse dentro di te un'energia primordiale, che cerca l'ebbrezza e tu la chiudi, cosa può fare? Si trasforma in ansia. Ma queste cose che dico io, non è che le dico io. I grandi psicanalisti le hanno dette, ridette. Le hanno dette 70 anni fa. Jung diceva, vuoi una benedizione? Vuoi una benedizione? Chiamala ansia. È la tua benedizione. Certo che implica che tu dici, il più grande farmaco, scrivetevelo, del cervello, il più grande, è la resa. Ogni giorno arrenditi un po' di più, la resa. Se la resa è totale, è vicina all'illuminazione. Così ha detto la più grande saggezza ebraica. Così ha detto la più grande saggezza indiana. La resa. Perché la resa? Perché io, il personaggio che vivo, è quello che ho circoscritto in una pozzanghera. Ma circoscritto per l'inconscio è molto più pericolosa la vita che conduci dell'ansia. Perché nella vita che conduce stai spegnendo capacità, qualità, energia. È questo che scriviamo in questo libro, no? Che stai soffocando. Nel momento in cui tu ti dici come devi essere, stai soffocando l'anima. Anima, psiche, soffio. Ti vuol sorprendere.
come superare un lutto. I lutti non si superano, si sente il dolore e ci si lascia prendere, mi scrive Maria. Ci si lascia prendere. E poi si chiudono gli occhi e si immagina la persona che non c'è più. La si immagina al nostro fianco. Così facevano gli antichi. La si immagina quando si fa l'amore, quando si beve il caffè, quando si gioca. Allora nasce quella cosa importantissima che è la gioia nel dolore. Noi eravamo immagini prima che ci fossimo, dice Platone, e saremo immagini quando non ci saremo più, però abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi. È molto, molto, molto distruttivo ricordare i morti nel dolore e nella rabbia. I morti sono morti, hanno bisogno che noi li ricordiamo nelle immagini. Questo è importante, perché vedi, non è lui che ti manca. Ti manca l'energia amorosa che dedicavi a lui, ma quell'energia amorosa può amare un corpo e può amare anche un'immagine, che sempre corpo è più sottile. Bisogna saperle queste cose. Anzi. Ho trovato un'email bellissima di una signora che mi ha scritto dicendomi: ho seguito i suoi consigli, ho accolto il dolore, me ne è morta una persona a casa. Io una delle parole più idiote che esistono è l'elaborazione del lutto. È una cosa veramente idiota. Cosa devi elaborare? Cosa devi dirti? Devo farmi una ragione, ci ragiono su, ci penso, no. Vado a cercare nel passato, no, è morto. E il dolore è giusto che ci sia. Ronald Lake, con cui ho avuto il piacere di lavorare, il grande psicanalista, diceva sempre che noi abbiamo due tipi di dolori. I dolori che ci toccano e poi i dolori che ci vengono per il fatto che evitiamo i dolori che ci toccano. È una verità profonda. La morte è lì, è in agguato. Ma tu puoi trasformarla in immagine, perché quell'immagine, chi non c'è più, può continuare a vivere dentro di te. Questo dobbiamo fare per i nostri morti. E immaginarli non perché tu non puoi più averli, ma perché il tuo compito è ripartorirli nell'immaginario e nella coscienza. È molto facile soffrire per una causa. È molto più difficile soffrire e basta. Allora il dolore diventa puro. Puro vuol dire io soffro e qualcosa dentro di me riparerà, perché ritorniamo al discorso iniziale: o dentro di me c'è il sé, il nucleo, una sapienza, un seme che veglia su di me, oppure la vita è una vita qualsiasi. Noi purtroppo abbiamo dimenticato questa premessa di partenza e abbiamo creato una cultura piena di psicofarmaci, no? Di idiozie. Ma voi vi rendete conto che esistono trasmissioni dove la banalità dei sentimenti ha preso il sopravvento e ci feconda tutti? Grande Fratello, non c'è un cretino che non sia triste perché è stato abbandonato da piccolo. Perché essere abbandonato da piccolo non può essere una grande opportunità? Perché? Perché non tocca a te prenderti cura di te. Perché devi continuare a parlare di te? I sentimenti non si parla. Delle emozioni non si parla, perché se tu sapessi che mentre ne parli le continui a creare, a far permanere, l'anima, per tornare al discorso di prima, ha due lati. Guardate gli antichi, quando parlano dell'anima si accorgono una duplicità. Nell'anima c'è la contraddizione, non è bianca, è bianca e nera. Quando sei solo bianco ti devi preoccupare. Un signore mi ha scritto un'email bellissima ieri per dirmi, a proposito di emozioni, le dico questo: sono la pianta che dovevo diventare. A 18 anni ho scoperto l'omosessualità, ma mi colpevolizzavo. Poi mi sono sposato, ho dei figli, ma ogni tanto quel tarlo di avere un uomo tornava. Per la verità mi piaceva anche mia moglie, mi piacciono anche le donne, ma quel tarlo tornava. Poi mi ha detto: ho letto un suo libro e ho capito che quando arrivano i tarli noi li dobbiamo accogliere come fratelli e sorelle. Ora le posso dire che io vivo sia il lato omosessuale che il lato eterosessuale e mi sento completo. Per anni, tra preti, chiese, cose eccetera, è stata fatta una battaglia contro. L'unica battaglia che dobbiamo fare è per unire gli opposti, perché l'anima è bipolare. È l'uno e l'altro, è il giorno e la notte.
Ma questa è ancora l'anima della superficie. Gli ebrei sanno che esiste un'anima della carne, ma anche San Tommaso è un'anima dello spirito. L'anima della carne è vicina agli incatenamenti. Vedi? Mi scrive Giovanna, mi sono innamorata, c'è anche nel libro, mi sono innamorata di Michele. Rapporto bellissimo. Quindi si separa dalla moglie. Quindi lo lascio. Ma se l'anima si è innamorata di Michele, aveva bisogno di Michele. Non interessa il tuo parere moralistico. Non interessa il tuo bigottismo. Non gli interessa il tuo progetto. L'anima, nel lato di superficie, attraverso l'amore, non è lui il protagonista. È l'anima che ama la protagonista. Ha trovato un uomo che l'ha accesa. Adesso aspetta. È indifferente cosa decidi, se lasciarlo, sposarlo. Gli amanti devono proseguire come amanti, si amano. E se l'hai amata è perché l'anima ti ha fatto scegliere un amore in cui tu non ti sposassi, se no non stavi con uno sposato. Dopodiché la tua capacità di amare viene non come pensi tu, perché è stato lui, ma perché innamorandoti produce, e questo lo vediamo spesso nel libro, produce sostanze chimiche, capacità, percorsi che fanno fare meglio il viaggio verso la tua terra promessa, verso Itaca. Quindi noi ci innamoriamo per fare meglio il nostro viaggio, non per stare con qualcuno. Che bello, Raffaele. Pensavo che, come bello, che questa diretta è diventata, ha preso la forma mimetica del libro a un certo punto, nel senso che è diventata, con questa bellissima interazione che c'è stata da parte del pubblico, qualcosa di simile ai tuoi gruppi. È diventato un modo in cui appunto le persone tiravano fuori delle parole, le parole appunto, che gli dolgono, le parole che gli le fanno male all'anima per qualche motivo, e le tue parole, anche da quello, molti dei commenti dicono proprio che sentirti parlare, sentirti dire queste cose ti fa star meglio. Questo è Ecco, bello, vorrei è. dire una cosa qua, importante. Tutto il segreto è nell'occhio. L'occhio sta nel punto più alto. Tutto il segreto è nell'occhio. È l'unica parte del corpo dove c'è un chiasma, dove si incrociano i due nervi ottici. E quindi quello che vediamo di qua in realtà di là. È una grande copula fra i due occhi, maschile e femminile, dicevano i taoisti. Ma l'occhio si cerne come il seme, uno sguardo. Adesso io mi accorgo che qui ci sono gli occhiali. Vedo gli occhiali. Quando arriva l'ansia, io la devo guardare. Ansia, vieni e io ti guardo. Guardo gli effetti che fa nel corpo, la percepisco e la guardo. Se uno dovesse dirmi, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, cosa è veramente importante, guardare il disagio. Quando guardarlo? Quando c'è. Solo quando c'è. Né prima né dopo. Questa è la percezione di cui parla Plotino. Si impara solo dagli antichi. Dai moderni non si può imparare, perché i moderni mettono uno standard, uno slogan nel tempo moderno. Hai l'ansia, mandala via. Se hai l'ansia, devi mandarla via. No. Jung diceva: la tua nevrosi è una benedizione. Ti ha scelto perché tu possa modificare l'atteggiamento artificiale del tuo io. Perché di cosa ti avvisa l'ansia? Che stai recitando un personaggio che non ti appartiene. Allora lasciala venire, ci penserà lei a farti un lato di te che non vedi. Quando dici: io guardo adesso, che ora abbiamo fatto, che sono le 8:25. Guardo adesso, guardo l'ansia di adesso, la percepisco la presenza e non ho niente da dirmi, non mi aspetto nulla. Tu dirai: non succede niente. No, perché quello sguardo penetra nella profondità dell'anima e prepara la terapia. L'occhio è il centro della cura. Il discorso diventerebbe immenso, staremmo qui ore, ma l'occhio, cioè. Signora, l'ha percepita l'ansia? Signora, l'ha percepita la tristezza?
No, l'ha percepita? L'ascolti? L'ha percepita? Se l'hai percepita, hai ricollegato la coscienza con l'energia antica primordiale dell'ansia, della paura, della tristezza, di quello che è. Quindi il nostro compito, forse dovremmo scoprire che quella che chiamiamo consapevolezza, di cui parlano le tradizioni, è l'energia che libera la coscienza dall'identità. Allora qualcosa dentro di te fa la prossima tappa, perché noi, vedi Alberto, siamo in gravidanza e spesso queste emozioni che arrivano e ci sorprendono, ci stanno dicendo guarda che la gravidanza non la stai facendo procedere. Allora accogliendole, arrendendosi, come dicevamo prima, quando la resa è totale, quando la guardo senza il commento, senza opinioni, allora io entro in un regno dove la consapevolezza deve fare la sua parte. Questo è l'insegnamento più antico che ci hanno lasciato i taoisti, i greci, i romani e così via. Avete visto come appunto la capacità che ha di Raffaele di partire da pensieri spesso antichi, pensieri alti, filosofici, e calarli con una in maniera sartoriale sulla nostra vita. E infatti sembrano fatti per ognuno di noi, spesso sentendolo parlare di cose generali sembra che stia parlando di noi. Questa è una delle sue magie, e veramente siamo veramente contenti del dibattito che abbiamo visto, che ha scatenato questo libro, e vi ringraziamo davvero per averlo animato con così tante domande, essendovi messi anche direttamente in discussione in maniera personale. E ci troveremo magari a Torino tutti insieme quando speriamo. Intanto siamo goduti. Non riesco a rispondere a tutti perché sono tantissimi. Mi viene da dire, se non fosse troppo commerciale, che le risposte poi spesso sono qua dentro, quelle che non abbiamo detto, ma è un po' vero, perché poi questo libro nasce appunto dalla volontà di Raffaele a rispondere, a indirizzare appunto il suo punto di vista sui singoli disagi. Questo libro è organizzato per disagi, diciamo, comunque per stati d'animo, e per ogni stato d'animo ci sono delle parole che possiamo immaginare dette direttamente da Raffaele, che appunto con questo magico potere che hanno certe parole riescono a farci star meglio, perché a volte, come tu dici, basta cambiare il punto di vista sulle cose, basta cambiare lo sguardo e la guarigione arriva. Ma guarda, questi gruppi del giovedì, da qui Davide Mosca è venuto ai gruppi, ha raccolto molte delle parole che sono state dette, questo grande scrittore, sono le parole che esattamente sono state dette, esattamente, perché ciascuno può stare con se stesso senza disturbarlo il processo, allora va da sé. Il problema è che noi siamo abituati a dirci come dobbiamo essere, e ogni emozione un commento, ogni disagio un commento, ogni paura un commento, e continuiamo a dire cosa va bene e cosa non va bene, no? E quindi questo ha portato, anche per l'incoscienza di molte case farmaceutiche, di molti medici superficiali, a distribuire una quantità di psicofarmaci senza precedenti, cioè inimmaginabile. Cioè 12 milioni di italiani che usano psicofarmaci è una cosa inimmaginabile. Ne servirebbero forse un milione e mezzo, forse, ma 12 milioni è una cosa inimmaginabile. Quindi appunto ci diamo appuntamento un'altra volta in cui ci potremo incontrare, ma sicuramente intanto ci godiamo questo bellissimo momento che abbiamo avuto tutti insieme. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Raffaele, grazie al Circolo dei Lettori. Un abbraccio a tutti. Buona lettura a tutti quanti. Speriamo di vederci a Torino.